Piero Fassino, il Trattato di Lisbona, al centro del dibattito di questa sera, prevede un rafforzamento del ruolo dei parlamenti, quello europeo e quelli nazionali. Ecco, l'Europa può diventare una strada anche contro la deriva autoritaria che sembra essere in atto nel nostro paese. L'Europa è intanto una dimensione sempre più essenziale per la nostra vita. Noi viviamo in uno spazio, in una dimensione, in un luogo che non è più soltanto l'Italia, è uno spazio più grande. Abbiamo la stessa moneta in tasca che hanno milioni di cittadini di altre nazioni europee, non ci sono più frontiere, tutti circoliamo per l'Europa in un unico spazio di libera circolazione, le nostre imprese agiscono in un mercato europeo unico in cui non ci sono più protezioni, dogane, barriere, filtri, non c'è problema dall'immigrazione al fisco, dal lavoro all'ambiente, dall'energia al lavoro che non richieda insieme alla dimensione nazionale anche la dimensione europea. Quindi l'Europa è essenziale per questo e se è così è evidente che bisogna avere una strategia e la sinistra deve avere una strategia. E questa è una sfida grande perché noi veniamo da 10 anni, dal 2000 ad oggi, in cui in Europa sono prevalse in molti paesi le destre. Nel 2000 c'erano 13 paesi che erano governati dai progressisti su 15 e oggi solo 6 su 27 in Europa sono governati dai progressisti. E quindi è chiaro che c'è la necessità, e stasera di questo discuteremo, di definire una strategia della sinistra per dare all'Europa una guida che sia ispirata dai nostri valori, che sono i valori della giustizia, dell'equità, della democrazia, della libertà, un'Europa del lavoro, un'Europa della sostenibilità ambientale, un'Europa dei giovani, un'Europa della crescita e dello sviluppo, non l'Europa di Berlusconi, non l'Europa di Sarkozy e non l'Europa di Tremonti o di Bossi. Lei proprio in questi giorni ha ricordato come il Partito Democratico sia chiamato a costruire un nuovo e più ampio campo progressista europeo. Ecco, in che modo? Ma ieri a Torino si è svolto un confronto interessante tra Bersani, Felipe González, una delle principali personalità del socialismo europeo, e John Podesta, che è stato il capo della segreteria di Clinton e dello staff di Obama. E questa rappresentazione, i socialisti europei, i democratici italiani, i democratici americani, dice qual è il nostro obiettivo, quello di costruire un campo di forze progressiste su scala europea e su scala mondiale. Che naturalmente significa avere come interlocutori del PD in primo luogo i socialisti socialdemocratici europei, ma non solo, ma i democratici americani, i democratici giapponesi, il partito del congresso indiano, il partito di Lula in Brasile, l'ANC di Mandela in Sudafrica, cioè costruire sempre di più una strategia comune delle forze progressiste perché viviamo nel tempo non solo dell'integrazione europea, ma anche della globalizzazione. Il mondo è sempre più uno e se è uno occorre avere una strategia per guidarlo. Venendo al Partito Democratico e alla politica interna, lei qualche giorno fa ha parlato della proposta del cosiddetto Nuovo Ulivo da parte di Bersani come una proposta importante e in sintonia anche con lo spirito del paese. Ecco perché. No, mi pare una proposta che ci evita, diciamo, due posizioni estreme che sarebbero poco credibili. O ci evita l'ipotesi, diciamo, l'idea, la suggestione che il PD possa fare da solo. Ora, nessun partito può fare da solo, ciascun partito, anche i più grandi, devono fare i conti con un sistema di alleanze. Vale per noi come vale sulla destra per Berlusconi. L'altro estremo è quello di rimettere in piedi un caravanserraglio come fu una mucchiata, come fu l'unione di 14 partiti che sosteneva il governo Prodi. Prodi cadde non per le politiche che faceva, che si vide che erano giuste, lo si riconosce oggi più che di quanto non lo si riconoscesse allora. Prodi e il suo governo caddero perché una maggioranza di 14 partiti era troppo ampia, composita, articolata e alla fine difficile da tenere insieme. Abbiamo fondato il Partito Democratico non a caso per semplificare il sistema politico e ci siamo riusciti. Oggi non ci sono più, come c'erano fino al 2008, 39 partiti nel Parlamento, ma ce ne sono una decina. Ma anche con un sistema semplificato, la necessità di mettere in campo uno schieramento alternativo a Berlusconi credibile, un'alleanza credibile, è necessario.
La proposta di Bersani è una proposta incardinata sostanzialmente su due cerchi. C'è un cerchio che è la coalizione di centrosinistra composta dal PD, dall'Italia dei Valori, dalla sinistra radicale che si riconosce però in una strategia per il governo del paese come la sinistra di Vendola, e questo primo cerchio si allarga poi nella coalizione per governare il paese, soprattutto in questa fase in cui bisogna superare Berlusconi, ad altre forze che non sono di sinistra o di centrosinistra, ma sono all'opposizione, come Casini o altre forze che siano disponibili per dar vita a un'alleanza democratica che possa raccogliere una maggioranza di consensi e superare Berlusconi e il berlusconismo.